Dove siamo? Oggi lo chiediamo a una rete di satelliti geostazionari che mostrano la nostra posizione su una griglia o una nuvola. E al CNR di Pisa scopriamo come le mappe sono diventate un organismo vivente. Possiamo vedere come la città mostra proprio come un organismo un proprio bioritmo. Abbiamo momenti della giornata in cui il traffico è molto leggero, molto ordinato, altri orari della giornata in cui il traffico si intensifica, si concentra in certe aree, andando a causare tutta una serie di fenomeni. Organismi digitali viventi che interagiscono con l'uomo e che cambiano a seconda dei comportamenti individuali. Processi che impattano su tutta la collettività, tanto che si studia come affrontare il problema con l'uso creativo dell'intelligenza artificiale. Oggi tutti usiamo i navigatori satellitari per esplorare in particolare le città che non conosciamo. La domanda è, ma l'impatto collettivo di questi suggerimenti qual è? Cioè siamo sicuri che un raggruppamento di suggerimenti individuali intelligenti sia una folla intelligente? Quello che adesso stiamo cercando di fare è fare un algoritmo di AI cooperativo, quindi dove immaginiamo che ogni veicolo abbia un'intelligenza e queste intelligenze artificiali comunicano tra di loro allo scopo di sincronizzarsi in tempo reale possibilmente per distribuirsi meglio sulla rete stradale e quindi diminuire la congestione e di conseguenza la produzione di inquinamento e di CO2 in particolare. Le mappe tradizionali diventano mappe digitali e poi ancora mappe in 3D. Arriviamo al prossimo step, il digital twin delle nostre strade, la differenza, il tempo reale. Inizialmente la mappa era sostanzialmente fatta in modo essenzialmente analogico, era una mappa per umani fatta da umani. Quello che abbiamo realizzato ultimamente è chiaramente un approccio di tipo puramente digitale, dove la mappa è fatta da macchine per macchine e per umani. We can get started with one of a very common. Innanzitutto si va da un tempo di latenza, quindi quando succede qualcosa nel mondo reale viene pubblicato nella mappa, che tradizionalmente era nell'ordine della settimana o del mese, a qualcosa che va al minuto o anche al secondo. Another disruption. L'altra cosa estremamente importante, soprattutto quando parliamo di autonomous driving, è la precisione con cui i vari oggetti sono identificati e sono quindi realizzati nella mappa. Ma c'è anche tutta la semantica delle relazioni. È proprio un grafo semantico di relazioni tra cui i vari oggetti operano che chiaramente produce estremi vantaggi per i vari clienti o i vari utenti e danno anche grossi vantaggi a noi come utilizzatori, perché la mappa diventa anche uno strumento per creare una qualità di vita sempre più rispondente a quelle che sono le nostre esigenze. There's a bit of congestion, and so what we provide an alternative route. La mappa non deve solo essere una rappresentazione piatta della realtà, ma diventa un qualcosa che rappresenta la realtà intorno a me secondo delle esigenze, degli obiettivi che ho, della situazione che sto vivendo, del contesto in quel particolare momento.